Cari amici di Italia News, bentornati sul canale Sovranista. In questa puntata, assieme a Fabio Lugano, analizzeremo un po' lo scenario di tutta Europa. Buonasera, Fabio. Buonasera, buonasera a te Paride, buonasera a tutti quelli che hanno la pazienza di ascoltarci e grazie. È la sfiga, soprattutto. Dimmi. Allora, l'altra volta avevamo parlato dei gilet jaunes, è andato bene il video, ha fatto più di 5.000 visualizzazioni. Vediamo un po' come si è evoluta la vicenda. Allora, la leggenda si è evoluta con una seconda giornata, anzi un secondo weekend di proteste, che in questo caso hanno avuto il loro massimo, hanno avuto diciamo, il loro massimo un po' in tutta la Francia, con alcuni posti in cui c'erano 2-3 mila gilets jaunes che protestavano e che hanno anche provveduto, come potete vedere anche nel video di scenari economici, a imbrattare gli uffici delle imposte di Letame. In un altro ufficio delle imposte invece hanno provato, non ho pubblicato il video, ma se volete lo trovate anche online, hanno provato a murare l'entrata dell'ufficio stesso. Quindi cose goliardiche, ma che indicano la stanchezza dei cittadini francesi sul tema delle imposte e dell'imposizione da parte del governo. Ora, in alcuni posti poi le manifestazioni, che come diciamo sempre sono auto-organizzate, quindi non c'è un partito che prenda l'iniziativa di fare tutto questo, come stavo dicendo, in alcune zone ci sono state anche migliaia di persone che hanno partecipato, per esempio in Aquitania e così via, La Rochelle, eccetera. Ora, a Parigi ci sono state manifestazioni che però hanno avuto anche un esito violento con scontri con la polizia. Questa mattina il quotidiano Le Point parlava di chi ha fatto però questi scontri, e c'è una piccola curiosità che però potrebbe dire molto. Ora, sono state fermate durante questi scontri 100 persone. Interrogate, queste 100 persone hanno rivelato di essere in realtà dei soliti casseurs di estrema sinistra. Quindi, diciamo, i gilets jaunes sono stati un pretesto a Parigi per chi è sempre contrario al governo per scendere in piazza e spaccare il più possibile. Poi c'è stata anche un'altra evoluzione molto interessante. Ora, oggi pomeriggio, il Senato francese ha votato una mozione per bloccare, anzi per cancellare, l'aumento dei carburanti, cioè per dare ragione praticamente ai gilets jaunes. Ora, questa mozione non avrà un effetto immediato, perché in Francia, al contrario che in Italia, le due Camere, il Senato e l'Assemblea Repubblicana, hanno dei valori diversi, hanno dei poteri diversi. E questa decisione del Senato, per avere potere, dovrebbe essere approvata anche dall'Assemblea Nazionale, che però è nelle mani dei macronisti, del Lorem. Quindi difficilmente verrà approvata. Però è anche un segno che in Francia c'è una spaccatura nel mondo politico, e una spaccatura che si fa sempre più sensibile. Ricordiamo, per chi non lo sa, che il Senato francese è un'espressione delle autonomie locali, viene eletto soprattutto dai sindaci e così via. Quindi vuol dire che localmente si sente questa scollatura tra il potere centrale e i cittadini, e cercano di dare una via di uscita da questo stallo. Purtroppo siamo quasi sicuri che il presidente Macron non coglierà l'occasione per sganciarsi e continuerà la sua politica autodistruttiva. Bene, anche l'Italia storicamente è un paese in cui gli automobilisti sono spremuti come un limone. Infatti, penso forse da qualche giorno è stata pure aperta, diciamo, una sezione italiana dei gilet gialli. Si chiama Coordinamento Nazionale Gilet Gialli, appunto. Ha più di 2500 like su Facebook. Però mi sembra che, da aver sentito la radio, ho sentito rapidamente che comunque per qua sono tra un lato solo gli inizi, e poi non è un movimento contro il governo, ma da quello che ho capito è un movimento contro chi vuole approfittare della situazione attuale in Italia e chi vuole trarne dei vantaggi. Ora, in questo caso, per esempio, se non sbaglio, ho sentito in televisione che il primo atto che hanno fatto questi gilets jaunes italiani è stato quello, per esempio, di staccare le barriere d'uscita a Genova dalle autostrade per permettere di passare senza pagare il pedaggio. Probabilmente una protesta per il fatto che noi paghiamo ancora autostrade, nonostante quello che è successo con la tragedia del Ponte Morandi. Bene, bene, a proposito di chi è contro il governo, vediamo un po'. Galli, PD e l'odio per il popolo italiano. Nel senso di fare una svolta V come fece Tsipras nel luglio 2015. Oh, perché Tsipras recentemente se ne è uscito dicendo: cari italiani, piegatevi subito all'UE, non fategli risparmiare tempo.
Sì, allora Tsipras nel 2015 si confortò praticamente come un traditore. Prima fece un referendum pensando di poter, di volersi, dando l'idea di volersi opporre alla UE, e invece poi calò le braghe in modo inverecondo, vergognoso, e si arrese praticamente all'Unione Europea applicando tutte le sue norme. Ora, in realtà, in quel momento lui aveva una possibilità, aveva l'appoggio popolare e avrebbe potuto anche fare un braccio di ferro. Invece, non sappiamo il perché, neanche Varoufakis ne ha l'idea di quello di cosa ci sia stato dietro. Alla fine accettò di accordarsi con la Merkel. Varoufakis ne ha parlato diverse volte di questo, e lui diceva che lui e Schauble avevano paradossalmente una visione opposta ma simile, nel senso che tutte e due non avevano tutto questo desiderio di mantenere la Grecia all'interno del sistema euro, perlomeno del sistema euro come era stato congegnato all'epoca. Schauble aveva proprio l'idea di cacciare fuori la Grecia, e loro e l'accordo che fu concluso tra Tsipras e la Merkel fu concluso perfettamente alle spalle di entrambi, nessuno dei due ne sapeva nulla, tanto che sempre nella stessa intervista Varoufakis diceva: io mi fiderei assolutamente di quello che mi dice Schauble, perché so che mi direbbe il vero, per quanto poco gradito; al contrario, non mi fiderei mai di quello che mi potrebbe dire o Tsipras o la Merkel, perché entrambi mi hanno detto solo delle balle all'epoca. Ora, chiaramente, la Grecia ha ancora una disoccupazione del 18%, il sistema bancario al limite del collasso, se non leggermente oltre, non ci sono le medicine negli ospedali. Quindi è stata un'esplosione, per esempio, della mortalità infantile. Hanno dato dei tagli fortissimi agli stipendi. A questo punto, che lui si permetta di venire a dire all'Italia: non fate come me, appare ridicolo. Tra parentesi, il prossimo anno si voterà in Grecia, e i sondaggi danno il suo partito quasi totalmente perdente nei confronti dei popolari e nei confronti anche di altri partiti. E soprattutto ci sono in nascita dei movimenti che vorrebbero riportare la dracma anche là. Ok, quindi abbiamo parlato della Francia, la Grecia. Oh, parliamo della Svizzera. Questi giorni, questa domenica, quindi domenica 25 novembre, ci sono stati tre referendum. Di questi tre, vabbè, uno sulle corna dei capre e mucche, Sì. non ho capito, e poi uno più importante, quello di porre la Costituzione svizzera al di sopra, dei trattati internazionali, tra cui i rapporti con l'Unione Europea. Tuttavia, questo trattato non è passato, nessun cantone ha raggiunto il 50%, quindi la situazione rimane com'è in Svizzera. Beh, prima di tutto, la partecipazione è stata quella che è stata, cioè probabilmente molti non 47%, hanno sì. neanche ben capito. Sì, esatto. Probabilmente neanche molti hanno capito che cosa fosse in discussione. E d'altro canto, bisogna anche dire che porre automaticamente sempre la Costituzione a un livello, più che altro si diceva che qualsiasi decisione comunque non potesse essere, cioè nessuna autorità internazionale potesse avere una decisione superiore alla legge svizzera. Ora, se questo è un principio generale che può essere ottimo, però forse metterlo in Costituzione avrebbe provocato dei problemi in caso, per esempio, di partecipazione a patti internazionali, quali per esempio tribunali internazionali o cose del genere. Io direi che un governo dovrebbe riservarsi caso per caso le decisioni da prendere, anche nel caso svizzera. Probabilmente da un lato c'è stato un poco interesse e poca comprensione del tema, dall'altro probabilmente molti hanno pensato che invece di mettere una norma costituzionale rigidissima fosse meglio lasciare al caso per caso governo le decisioni da prendere. Bisogna anche dire che la Svizzera non è l'Italia, forse là possono permettersi qualche tutela costituzionale della propria sovranità in meno, perché sono sicuri che comunque il governo provvederà lui a tutelarla. Invece in Italia avremmo bisogno di molte più tutele dal punto di vista costituzionale della nostra sovranità. Bene, bene, concludiamo la puntata di oggi con un aggiornamento sui fatti in Ucraina. Sì, come sappiamo, anzi, ieri sera vi è stato uno scontro militare tra tre navi ucraine che sono state catturate, e la flotta russa. Questo è stato praticamente nello stretto che viene a collegare il mare d'Azov col Mar Nero. Le navi ucraine volevano andare presso il proprio porto nel mare d'Azov, e però per poter passare in quella posizione devono passare in un tratto di mare che è controllato dalla Russia, e pare che almeno i russi dicono che non sono state comunicate le autorizzazioni di passaggio a queste navi, per cui non potevano passare e le hanno fermate, sequestrandole. Ci sono stati anche dei feriti, per fortuna non gravi. Ora,
Questo però ha fatto scatenare una vera e propria crisi internazionale. C'è stata una piccola battaglia navale, una cosa che ha cannonato, una cosa che non si vede forse da 70-80 anni in Europa. E in questo caso vi è stato un intervento molto duro degli ucraini. Poroshenko ha dichiarato addirittura legge marziale, sta protestando a tutto spiano. Ora, si tratta di un problema locale che deve essere risolto localmente. Ricordiamo, per fortuna, che l'Ucraina non è un membro NATO, ha dei rapporti d'amicizia con l'Europa, con gli Stati Uniti, eccetera, ma non è un membro NATO. Questo significa che non c'è una possibilità di un intervento diretto e immediato da parte della NATO nel conflitto. Io mi auguro sinceramente che, visto che si tratta di un problema poi di confini bilaterali, questo possa essere risolto con trattative tra le due parti oppure con l'intervento di mediazione di qualche altro stato amico di tutte e due le posizioni. Speriamo che non ci sia un'escalation di questa crisi che si presenta già abbastanza pericolosa. Comunque ricordiamo che Poroshenko ha imposto la legge marziale e questo non è un dato di carattere positivo. Bene Fabio, io ti ringrazio per essere stato con noi. E vabbè, l'abbiamo perso, quindi un saluto a tutti e ricordatevi di seguirmi sui miei social, quindi Facebook, Telegram, Twitter. Ciao a tutti!